Bentrovati cari amici, altro video di oggi venerdì 2 ottobre 2020, parliamo di Rio Ave Milan, gara che come sapete ha avuto l'esito positivo per il Milan, ma ai calci di rigore. Però devo dire cari amici, anche se non ho visto la partita perché non ho DAZN, ma l'ho seguita su 7Gold, che insomma, no? Un Milan che sicuramente poteva affrontare meglio la gara. Certo, magari in TV che stavo guardando la cronaca dicevano che c'era anche il fattore evento, va bene, però poi comunque adesso andiamo a narrare un po' quelli che sono stati i gol, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto, Salemakers al 51esimo mette a segno un momentaneo 0-1. Per il Rio Ave, Geraldes al 72esimo pareggia. Poi al 91esimo, quindi subito dopo aver cominciato i tempi supplementari, l'extra time, Gelson mette in rete il 2-1. I rossoneri, diciamo che si salvano proprio, ecco, per il rotto della cuffia con Calhanoglu, rigore al 122esimo, quindi pensate un po'. Lotteria dei calci di rigore. Innanzitutto, diciamo prima quelli dei padroni di casa: Gheraldes, Sutherland, Jambor, Piazon, Filipe, Gelson, Gabbiadini, Monte sbaglia, Pinto segna, Ghez sbaglia, Gheraldes sbaglia, Derlan sbaglia. Per il Milan, Bennacer, Chiari, Hernandez, Diaz, Calhanoglu, Calabria, Tonali, Colombo sbaglia, Leao segna, Donnarumma e Bennacer sbagliano e Chiari segna. Quindi, insomma, un Milan che sicuramente quindi adesso che ha i gironi deve voltare pagina perché, cioè, sì, io parlo, sapete che sono un tifoso milanista, va bene tutto quello che vogliamo, però ecco, potevamo anche perdere questa partita, quindi alla fine, insomma, abbiamo visto, abbiamo avuto la vinta, ma ho detto per un ciuffo d'erba, giusto per usare un'altra espressione. Oggi poi alle 12:45 sappiamo tutti c'è il sorteggio di Europa League che, come ho detto già per il video della Champions, non è affatto semplice perché come la Champions tutti i gironi sono equilibrati. Quindi noi ci vediamo direttamente per il video, con il video per parlare dei gironi di Europa League. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!